Già collegato con noi il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini, con il quale molto probabilmente faremo, non dico un'intervista a tutto campo, ma insomma domande su settori, campi, temi, nodi diversi. Ministro, buongiorno e benvenuto e grazie per essere con noi stamane a Radio Anch'io. Buongiorno, grazie a voi per l'invito e un buongiorno speciale ai 90.000 ragazzi di Trento e Bolzano che oggi ricominciano la scuola. Giusto, ne abbiamo parlato anche nel nostro GR delle 7. 335-699-2949 per gli sms, i whatsapp audio, radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. Con Matteo Salvini potremmo parlare, anche grazie a quello che già ci state scrivendo e ci avete scritto sui nostri social, voi ascoltatori, di vari temi, ma credo che occorra partire, Ministro, un po' dalla lettura e dalle interviste presenti stamane sui giornali. Ora uso un'espressione persino abusata, insomma, acqua sul fuoco. Stamane sui giornali si leggono espressioni di questo genere: legge di bilancio, la svolta soft di Salvini, capitano responsabile sul Foglio, che certo non è un giornale generoso nei confronti di Matteo Salvini stesso. C'è un'intervista al premier portoghese Costa, l'Italia vista da fuori, esiste solo Salvini, e poi Libero con toni, mi permette di definirli, ministro, anche un po' enfatici: Salvini, ora comando io, e poi l'editoriale di Feltri, stiamo con Matteo e tifiamo Matteo perché gli altri sono indegni di lui, e infine il Sole 24 Ore: più lavoro da taglio, cuneo e quota 100 per tutti, sì ai vincoli dell'Unione Europea. Che è successo, ministro? Ma no, questo lo dovrebbe chiedere ai giornalisti, visto che io ripeto testardamente e coerentemente le stesse cose che ho proposto in campagna elettorale e che ho proposto dopo il 4 marzo e che su cui stiamo lavorando dal 1 giugno, quando abbiamo giurato come ministri. Quindi non è un mistero che vogliamo smantellare la legge Fornero, che vogliamo ridurre le tasse arrivando a una flat tax, a un'aliquota unica, che vogliamo togliere burocrazie, spesometri, redditometri, studi di settore, che vogliamo arrivare a una pace fiscale chiudendo le cartelle di Equitalia. Quindi, se riusciremo a farlo, come penso e come mi auguro, rispettando tutti i vincoli, le regole imposte da sopra, da sotto e da di fianco, saremo le persone. Però, ministro, lei sa meglio di me che i toni nei confronti dell'Unione Europea, della Commissione Europea, nelle settimane scorse erano stati molti più duri. Si era parlato anche di non tanto di sforare, ma di avvicinarsi dolcemente al 3%. Mi pare che le interviste di stamane, la riunione di ieri della Lega e anche l'incontro di oggi tra lei, Presidente del Consiglio, e Di Maio, insomma, ci portino altrove, verso una rassicurazione di mercati e Unione Europea. È così o no? Ma noi vogliamo rispettare gli impegni presi con gli italiani. E vogliamo farlo, se possibile, rimanendo nei vincoli imposti e proposti da altri. Chiaro ed evidente, sentivo i vostri servizi da Genova, sì, che se per mettere in sicurezza l'Italia, ponti, strade, autostrade, ferrovie, scuole, palestre, asili nido, dovessimo spendere 1 miliardo in più rispetto a quanto ci è permesso, noi lo spenderemmo, ovviamente. Non è che stiamo lì a non curare 2 ospedali perché i vincoli, il deficit, i limiti, le regole. Cercheremo di fare tutto da persone per bene, rispettando quello che ci ha chiesto da fuori, anche se quello che ci ha richiesto da fuori non è rispettato da altri paesi, però non faccio il processo in casa altrui. Mi ripropongo di riuscire a fare con efficacia sul tema economia, tasse, fisco, burocrazia, pensioni, quello che in 3 mesi abbiamo fatto con buoni risultati, numeri alla mano sul tema immigrazione, sicurezza. Lo vedremo nella legge di bilancio. Lei dà priorità, mi pare, al taglio del cuneo fiscale, alla quota 100 per tutti, a un inizio di flat tax. Mi sembra non ci sia, anche se c'è, diciamo, un abbozzo di risposta nell'intervista al Sole 24 Ore, non ci sia il reddito di cittadinanza. Questo è un po' il nodo che la manovra, ovviamente. Ci sarà. Ho fatto la riunione della Lega con le priorità della Lega. Il reddito di cittadinanza è una battaglia degli amici dei 5 Stelle su cui stanno lavorando, su cui stanno facendo i conti, su cui stanno facendo simulazioni. Ci sarà nella manovra, visto che al governo siamo in 2, però non mi permetto di entrare in campo altrui. Però tutti gli economisti dicono che i soldi per tutto non ci sono, ministro. Ma gli economisti sono quelli che hanno fatto quelle previsioni che hanno portato il debito pubblico ad arrivare a record storici mai raggiunti. Quindi useremo altri economisti, mettiamola così. Sì, oddio, non solo gli economisti, sono stati governanti e italiani, ministro, non ce la prendiamo solo con gli studiosi o con gli economisti. No, ma sono quelli che ci hanno spiegato che se facevamo tagli alle pensioni, tagli alla scuola, tagli agli stipendi, il debito sarebbe sceso. Negli ultimi 5 anni, quindi Renzi, Letta, Gentiloni,
ricordo a chi ci ascolta che nonostante tutti i tagli possibili al mondo, i sacrifici, i furti, le truffe, il debito è aumentato di 250 miliardi di euro, quindi probabilmente bisogna lavorare sulla crescita del paese. Ministro, raccolgo quello che ci stanno scrivendo gli ascoltatori. Tra quell'elenco di proposte che ha avanzato, anche lo ripeto, nelle interviste di stamane, qual è la priorità assoluta per la Lega? La legge Fornero, perché mandare in pensione la gente quando merita di andare in pensione apre tantissimi spazi di lavoro ai giovani. Io conosco tanti imprenditori che mi dicono: se mi mandi in pensione il collaboratore, il dipendente che è stanco, morto, esausto, della schiena spezzata a 61, 62, 63 anni, io al posto di quel lavoratore ne prendo due. 4 o 5 mila euro per il taglio alle cosiddette pensioni d'oro? Nel contratto di governo si parla di 5 mila euro netti al mese non coperti da contributi. Chi ha una pensione coperta da contributi, visto che in questo paese la proprietà privata è sacra, non è sfiorato. Chi ha pensioni enormi non coperte da contributi, evidentemente, visto il momento, fa un sacrificio per rispetto di chi non ha quelle pensioni. Dicevo, vari temi importanti. Oggi molto probabilmente arriverà l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova sul sequestro dei fondi della Lega, quelli anche a venire, che metterebbero teoricamente la parola fine al vostro movimento, partito, Matteo Salvini. Come attende quell'ordinanza? Che cosa farete? Guardi, oggi ho una riunione sui temi economici a Palazzo Chigi, poi sono al Ministro dell'Interno a occuparmi di Libia, di immigrazione, di sicurezza, ho una conferenza stampa per presentare l'iniziativa Scuole Sicure, con controlli antidroga fuori da decine di scuole per difendere la salute dei nostri ragazzi, quindi l'ultima delle mie preoccupazioni onestamente oggi è la decisione del Tribunale. Sì, però se arriva... Facciano come credono, siamo nati con niente, possiamo andare avanti con niente, mi interessa di più l'appoggio popolare che non avere i quattrini in tasca, portino avanti un processo strano per detta di molti magistrati come credono, io seguo con curiosità ma senza ansia. Disposto a cambiare il nome alla Lega o no? Ma no, io non cambio nomi, simboli, partiti in base alla sentenza di questo o quel giudice, le discussioni interne, le beghe di corrente le lascio volentieri al Partito Democratico. La parola Lega quindi ci sarà sempre domani? Assolutamente sì. Anche se poi attaccheranno i vostri introiti? Ma scusi, le sembra normale che per un eventuale uso non lei corretto dice personale di 300.000 euro 10 anni fa debbano sequestrare a me, chi verrà dopo di me per i prossimi 20 anni, quello che gli italiani ci donano? Per la continuità delle dirigenze del partito, sì, vabbè, però i soldi erano... L'unico precedente simile è in Turchia. Non so se qualche giudice ha alla Turchia come modello di democrazia... Però ci sono state delle condanne di leader della Lega. Sì, 10 anni fa per aver speso, secondo qualcuno, male 300.000 euro. Bene, prendimi 300.000 euro, te li do io domani mattina. Altro tema di stretta urgenza, Genova. Lo sapete, ieri ci sono state, non dico degli screzi aperti, ma insomma delle distanze fra la posizione del ministro dello sviluppo economico, nonché l'altro vice premier, come sapete, del governo Conte, Luigi Di Maio, che ha espresso solidarietà agli sfollati e alla loro protesta. Il governatore Toti ha detto: io sto qua a governare, meno tweet, più fatti, allora dateci più soldi, il governo ci dia più soldi. Salvini, lei dove sta? Con chi sta? No, ma io sto con i genovesi, ma sia Toti che Di Maio parlano perché hanno la voglia e l'urgenza di risolvere il prima possibile il problema, di ridare un tetto a chi non ha un tetto, di ricostruire un ponte e di rimettere in sicurezza quella splendida città permettendole di viaggiare, di tornare a sognare e di camminare in autostrada, quindi possono esserci accenti diversi, però abbiamo fatto 2 consigli dei ministri nell'arco di 4 giorni, abbiamo stanziato decine di milioni di euro. Secondo me stanno lavorando al meglio e al massimo, a prescindere dai colori politici, sia il comune che la regione che il governo. Quindi ci sta che chi ha perso la casa e vuole tornare magari a prendere i beni dei figli, dei nonni, lo voglia far velocemente. L'importante è che lo faccia in sicurezza, che non ci siano altri drammi nei drammi e quindi non entri in case pericolanti col ponte pericolante sulla testa. Quindi in sostanza quella prudenza che è espressa da Toti lei la condivide? Io penso che sia Toti che Di Maio stiano facendo il massimo, onestamente. C'è un velocissimo WhatsApp audio appena arrivato e le farei ascoltare. Prego. Ministro, eccolo. Vorrei chiedere all'onorevole Salvini se smantellare la legge Fornero significa anche smantellare l'ape social. Ministro. Ma guardi, va riconsiderato tutto il sistema pensionistico, anche il sistema fiscale, perché con un'aliquota fiscale unica in vigore è chiaro che
vanno a spegnersi tutte le agevolazioni che abbiamo vissuto in passato. La prima priorità è arrivare subito a quota 100. Sommando età anagrafica e anni di contributi versati, liberare dalle catene e mandare finalmente per qualche anno in pensione coloro che lo sono meritato. Evidentemente, se riusciremo ad arrivare a questo obiettivo nei prossimi mesi, scompariranno altre pezze che si sono inventate in passato per mettere, ripeto, delle toppe a una legge palesemente sbagliata. Sono tre, quattro domande tra gli ascoltatori e il sottoscritto. Prego. A proposito di Genova, ieri, come sai, il ministro per le infrastrutture Toninelli ha parlato di pressioni affinché non si desecretassero tutte le concessioni, e l'opposizione ha detto: beh, allora faccia i nomi, vada dal PM. Deve andare dal PM Toninelli, ministro? Ma se ha detto quello che ha detto, evidentemente l'ha detto consapevolmente, e conoscendo come persona seria il collega, se ha qualcosa da fare lo segnalerà, non perché c'è qualche esponente del PD che urla in aula, evidentemente. Dietro questa storia delle concessioni c'è evidentemente qualche vantaggio eccessivo per i privati e qualche svantaggio eccessivo per gli italiani. Questo non mi sembra di svelare un mistero alla luce di quello che è emerso, che era segreto purtroppo fino a poco tempo fa. Altra domanda che arriva, ne parleremo soprattutto tra le 8:30 e le 9, gli sgomberi, i primi effetti della circolare Salvini, la stampa di Torino, grandi pagine, il primo sgombero dell'era Salvini, grida, collassi, famiglie in strada, perché non si è preoccupato anche di come fece la circolare Minniti, di dare prima una casa e poi sgomberare? Ma secondo lei, se uno occupa un appartamento e non ne ha necessità perché ha il Mercedes parcheggiato sotto casa, ma non sono tutti così, gli deve... però. Ma la maggioranza degli occupanti non sono bisognosi, ma sono furbi o violenti. E sono irrispettosi nei confronti di chi ci sta ascoltando ed è in fila educatamente da anni in attesa di una casa popolare. E quindi, siccome la proprietà privata è un diritto, non si capisce perché all'occupante abusivo, non di necessità ma di furbizia, il sindaco, prima di buttarlo fuori, debba garantire un'altra casa. E non si capisce perché una signora che ci sta ascoltando ha affittato il suo bilocale alla persona sbagliata che non gli paga l'affitto da 2 anni e lei intanto ci paga le tasse, prima di tornare in casa sua devono passare 1, 2 o 3 anni. Non è normale. Ministro, ci sono 2 ultime domande. La prima è di Francesca da Bari sul Daspo a vita per i corrotti. È l'idea soprattutto 5 Stelle del ministro Bonafede. Lei come la pensa su questo? Stiamo leggendo e rileggendo quel disegno di legge, perché la lotta senza quartiere alla corruzione è assolutamente una priorità. Dal mio punto di vista la lotta alle mafie è una priorità ancora maggiore, e nel pacchetto sicurezza che porterò entro settembre in Consiglio dei Ministri ci sarà una stretta alla lotta alla mafia e un aumento dell'Agenzia dei beni confiscati ai mafiosi. Bisogna stare attenti a garantire il fatto che fino a prova contraria, fino al terzo grado di giudizio, gli italiani sono innocenti. Processi sommari evidentemente non possono essere svolti in un paese civile, però chi corrompe o chi è corrotto nella pubblica amministrazione deve pagare anche di più, perché lo fa a nome degli italiani. L'ultima cosa, anche questa davvero presente molto sui giornali, Berlusconi. Prego. Sembrerebbe più aperto all'idea di un partito unico, prove di partito unico, e il primo terreno di intesa potrebbe essere proprio la RAI. Lei conferma la sua insistenza sul nome di Foa? Non è semplice per me parlarne, io lavoro per la RAI, sono un dipendente. Ma guardi, però, a parte il fatto che adoro la radio e quindi io parto sempre dalla radio e vi ringrazio per essere qui. Un ex conduttore radiofonico il nostro ministro interno. Giornalista, professionista, in aspettativa non retribuita evidentemente. La RAI può dare tanto a 15.000 persone, molte delle quali non adeguatamente valorizzate. Non vedo l'ora che possa tornare a essere quell'enorme tesoro di servizio pubblico, di scoperta dei territori. Che già, essere... già lo siamo, ministro. Sì, fate tanto, si può fare di più. Lo dico senza mettere in difficoltà nessuno, dal punto di vista dell'informazione mi sembra assolutamente sbilanciata. Partito unico o no, ministro? Non è una cosa su cui mi alzo la mattina o vado a letto la sera, onestamente. Con una manovra economica così importante alle porte, con la situazione in Libia, con l'antiterrorismo e l'antidroga che sto seguendo, non ho sentito Berlusconi nelle ultime ore, spero di sentirlo oggi. Ma non ho partiti unici, fusioni, lottizzazioni in testa. Spero che la situazione in Rai si sblocchi il prima possibile, perché
c'è un'azienda che deve correre. Lei su FOI insisterà però. Sì, non ho ancora capito perché una persona che è nata e cresciuta a pane, giornalismo e Montanelli non possa lavorare per un'azienda come la RAI. Vabbè, perché la commissione di vigilanza ha bocciato quel nome. Sì, perché lo propone Salvini, ho capito, ma non mi sembra un motivo sufficiente per bloccare un'azienda come la RAI. Detto questo, io, ripeto, sono assolutamente tranquillo e ringrazio e approfitto gli italiani per l'incredibile fiducia che mai mi sarei aspettato mi dessero e che vedrò di meritarmi col lavoro. Ministro Salvini e Vice Premier, grazie per essere stato con noi a Radio Anch'io in questa prima parte di trasmissione.